Bene amici di Medical Snake, benvenuti in questo nuovo video e qui vi faccio una domanda. Quanta tecnologia portate con voi sia quando lavorate, sia dopo il lavoro e sia quando state a casa? Io, in base a questa domanda, vi parlerò dei miei tre diversi tipi di setup. Avete capito bene, sia quando lavoro, sia dopo il lavoro e sia quando sto a casa. Ma detto questo, andiamo a vederli nei video. Iniziandovi a parlare dei miei tre diversi tipi di setup che utilizzo, come uno dei primi troviamo quello là lavorativo ed è composto principalmente dal mio smartphone personale di cui un Samsung Galaxy Note 3 modello SMN9005 di cui non posso mostrarvi perché sto effettuando questa videoripresa. Il mio smartphone personale vanta sia dei permessi root e sia di una ROM custom TouchWiz basata sulla versione Android 5.1.1 Lollipop. Abbinato al mio smartphone personale troviamo lo smartwatch LG modello G-Watch V100 che mi permette di visualizzare tutte le varie notifiche e di risponderle allo stesso tempo, ovviamente quelle là supportate come WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, alcune volte messaggi di posta elettronica e ovviamente non possono che mancare i comandi di Google che io ne faccio molto molto uso. Restando nel setup lavorativo, con me ci stanno altri gadget tecnologici, di cui un adattatore da auto, vale a dire quello da viaggio, che dotato di due porte USB e dà una ricarica sia da 1 mAh e l'altra da 2,1 mAh. Con me porto anche un adattatore da casa, anch'esso dotato di due porte USB, che offre la ricarica sia a 1 mAh e sia da 2,1 mAh. Per quanto riguarda la cavetteria, invece, per quanto riguarda il mio smartwatch, porto un cavetto USB micro USB 2.0 e abbinato a questo cavetto micro USB troviamo anche la basetta di ricarica per il mio smartwatch. Per quanto riguarda il Galaxy Note 3, il mio dispositivo personale che utilizzo, porto un cavetto USB con tecnologia 3.0. Dato che questi due dispositivi a fine giornata non è che ci arrivano tranquillamente, con me porto una power bank. Una power bank da 12.000 mAh, anch'essa dotata di due porte USB, di cui una a 1 mAh e l'altra a 2,1 mAh. Per quanto riguarda la ricarica al mio smartphone, riesce a darmi una ricarica completa dall'1% al circa 100%. Per quanto riguarda il mio smartwatch invece, la power bank mi offre circa 4 ricariche complete. Andando avanti troviamo anche setup per il dopo lavoro. Per il dopo lavoro diciamo non è che cambia così tanto, anche perché vado a togliere alcune cosette. Oltre al mio smartphone personale Samsung Galaxy Note 3 troviamo solo ed esclusivamente il gadget per quanto riguarda la ricarica e con me ci sta la power bank che vi ho mostrato precedentemente da 12.000 mAh, un adattatore da casa in cui mi trovo a casa di un amico, a casa della mia fidanzata, tranquillamente posso ricaricare il mio smartphone, accompagnata dal cavetto di ricarica 3.0. Infine troviamo il setup casalingo. Il setup casalingo non è che varia molto, anche perché io vado ad escludere un accessorio tecnologico di cui la powerbank e vado ad aggiungere una basetta di ricarica wireless. Per chi mi ha seguito nei video precedenti, la basetta di ricarica wireless va abbinata al mio Samsung Galaxy Note 3, dato che al mio Galaxy Note 3 vi ho attivato tale tecnologia con una backover originale di casa Samsung. Quindi, una volta che sto a casa e utilizzo questo setup, metto la mia basetta in ricarica fissa, sempre tramite adattatore di ricarica per la casa, quello che vi ho mostrato prima, e tramite cavetto di ricarica, questa volta USB micro USB con tecnologia 2.0. Una volta che metto in ricarica il mio smartphone, nel caso mi dovesse arrivare qualche notifica, una chiamata, posso prelevarlo tranquillamente senza avere l'intraccio dei fili e posso rispondere sia alle notifiche che chiamate, e dopo aver finito mi basta appoggiarlo nuovamente sulla basetta di ricarica wireless e avviare nuovamente il ciclo di ricarica. Bene amici di Medical Snake, siamo giunti alla fine di questo video e per avere altre informazioni sono online da oggi sulle pagine di medicalsnake.intervista.org.
Nella descrizione del video vi lascio sia il link per andare direttamente a questo articolo e sia il link per abilitare la ricarica wireless per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 3, insieme a tutti gli altri link per seguire Mitico Snake sui vari social, insieme a Costantino per iscrivervi al canale YouTube e per mettere un mi piace. Per Mitico Snake, Raffaele Mauriello.